Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Purificatevi, dice il Signore. Lavatevi per stare davanti a me. Gli angeli si vedono il volto e cantano: Santo, Santo, Santo il Signore. Anche noi dobbiamo sentire il canto degli angeli che gridano: Santo, Santo il Signore, e ci invitano a prostrarci davanti a Lui. Prostriamoci davanti a Dio e chiediamo che la purificazione che il Signore vuole da noi venga su ciascuno di noi. Preghiamo che gli angeli di Dio prendano il carbone ardente che sta ai piedi dell'Altissimo nel Tempio e purifichi le nostre bocche, perché è dalla bocca che esce l'iniquità. È vero che la sede è nel cuore, ma l'iniquità esce dal cuore attraverso la bocca. La bocca che inquina le relazioni tra di noi, la bocca che esprime tutto il veleno che abbiamo nel cuore, la bocca che pronuncia parole amare che conturbano il cuore del prossimo, del povero, e offendono Dio. Chiediamo allora al Signore la purificazione delle labbra. E quel santo timore di Dio necessario a stare davanti al Signore con riverenza, con rispetto. Questa è la casa del Signore. Questo è il luogo santo che va sempre rispettato. Questo è il perimetro scelto da Dio. Nessuna parola si oda che non sia conforme alla verità, alla bontà e alla bellezza, al decoro. Chiediamo al Signore questa purificazione delle labbra e del cuore e prostriamoci davanti a Lui, perché il fuoco che arde sotto il trono dell'Altissimo scenda su di noi a purificarci e lava l'acqua del suo perdono, si asserga ad ogni colpa e ad ogni macchia. Invochiamo lo Spirito purificatore. Invochiamo lo Spirito Santo che bruci le nostre labbra, che bruci tutti i peccati che sono dentro di noi, le invidie, le gelosie, le asprezze, tutto ciò che rende inquinato l'uomo, tutto ciò che è offeso di Dio e offeso del prossimo, fatto all'immagine e somigliante di Dio. Così dice il Signore: io ti ho posto come saggiatore tra il mio popolo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro condotta. Essi sono tutti ribelli, spargono calunnie, tutti sono corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco. In vano si vuole raffinarlo ad ogni costo, le scorie non si separano. O fuoco del Signore, soffia ancora. O mantice divino, soffia ancora il vento. Sul fuoco divampi il fuoco. Accendiamo, Signore, 7 volte questo fuoco, perché le scorie ancora non si separano e l'argento non viene fuori. Signore, troppo piombo, troppo scorie aderiscono all'argento.
Signore, raffina l'anima nostra, libera dalle scorie, libera la nostra lingua e il nostro cuore da tutto ciò che li incrosta, perché tu vuoi un cuore puro davanti a te, un'anima pura, una vita pura, perché possiamo offrire a te un sacrificio di lode. Purificaci, oh Signore. Fratelli e sorelle, dobbiamo chiedere la purificazione del Signore. La parola di Dio non deve scivolare su di noi. È la parola di Dio che interessa ciascuno di noi. Il Signore vuole la purificazione interiore, la purificazione della mente, del cuore e delle labbra. Le labbra esprimono ciò che c'è nella mente e nel cuore. Rettifichiamo la nostra mente, purifichiamo il nostro cuore e le nostre parole siano belle, siano le parole sante dette a Dio, le parole dolci, belle, benevoli verso il prossimo. Tutto ciò che la nostra lingua dice di sconveniente o davanti a Dio, davanti al prossimo, tutto questo denota che ancora il cuore non è purificato, che ancora il fuoco di Dio non ha separato le scorie, che ancora noi siamo gente da purificare, perché altrimenti il sacrificio che offriamo a Lui non è accetto. Sì, oh Signore, manda ancora il fuoco dentro di noi e manda l'acqua lustrale, l'acqua che purifica. Abbiamo bisogno di una profonda purificazione. Dobbiamo prendere coscienza di questa esigenza che il Signore mostra questa mattina. Purificatevi, lavatevi, passate per il fuoco, passate per l'acqua, purificatevi per poter stare davanti a me, per non inquinare questo luogo nelle vostre case. Sì, oh Signore, che hai mandato il fuoco, manda adesso l'acqua, l'acqua che purifica, l'acqua che lava, l'acqua che deterge tutti noi in modo che possiamo offrirci un sacrificio degno di te. Dio, eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione, sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi sempre segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Lavamo, Signore, purificamo, Signore, aspergiamo, Signore, e sarà più bianco della neve. Il Signore insiste sulla purificazione. Non so perché, ma il Signore, mentre aspergeva l'acqua, mi suggeriva il testo di Geremia 7 e un altro testo della seconda lettera ai Corinzi. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alle porte del Tempio del Signore e là pronuncia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore in questo luogo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, ed io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, questo e tanto basta. Poiché se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncierete giuste parole tra voi, tra uomo e uomo, se tratterete bene con il vostro avversario, se non opprimete il prossimo,
se parole cattive non usciranno più dalla vostra bocca, se non verserete più sangue innocente in questo luogo, allora io sarò con voi e potete stare in questo luogo, popolo mio. L'altra parola di Dio è questa: purificatevi, lavatevi. Quale unione ci può essere tra Cristo e Belial? Voi siete di Cristo, nessuna connivenza con Belial. Belial è il peccato, è la profanazione. Noi siamo di Cristo e non ci può essere connivenza con il peccato, connivenza con l'impurità, connivenza con le parole amare, con l'odio, con il rancore, con il dissenso. Tutte queste cose appartengono a Belial, e in questo luogo non ci può essere nessuna attinenza tra Cristo e Belial. Questo è il tempio di Cristo, Belial fuori. Così dice il Signore: purifichiamoci, laviamoci, togliamo dal nostro cuore qualunque malizia, qualunque livore, qualunque rancore. Ognuno dica la verità al suo prossimo, ognuno faccia giustizia al suo prossimo con parole buone, con parole sagge, con parole ispirate a retta intenzione, con parole che provengono da Dio, non provengono dal livore e non provengono dal maligno. Signore, purificaci in questo momento. Noi invochiamo il tuo santissimo nome. O Cristo Signore, purifica questo popolo, purifica ciascuno di noi, perché possiamo stare degnamente in questo luogo e trattare con te. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, o Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato, benedici il tuo popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso invochiamola tutta pura, Maria nostra madre, che intercede per noi, per questi suoi figli che hanno bisogno di una profonda conversione e purificazione. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli la ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola.
del Signore. E con la parola del Signore è giunta alle nostre orecchie, che non si fermi alle nostre orecchie, ma penetri nel cuore, perché la parola di Dio, penetrando nel cuore, opera la salvezza. Come detto nella prima lettura, la parola di Dio è viva, efficace e tagliente più che una spada, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture delle midolla del corpo, penetra nel corpo in profondità, penetra nello spirito in profondità, nell'anima in profondità, e divide tutto per fare penetrare la luce, l'amore, la vita, perché la parola di Dio è viva ed efficace, porta luce dove ci sono tenebre, porta il risanamento dove c'è la malattia, porta la vita e fa pulsare l'amore. La parola di Dio è giunta alle nostre orecchie, e continua a giungere alle nostre orecchie, che questa parola di Dio penetra dentro il cuore. Gesù, questa mattina, passa in mezzo a noi come il misericordioso, come colui che chiama, perché è venuto per chiamare e salvare. Lasciamoci salvare da Lui, tendiamo le orecchie a Lui, apriamo il cuore a Lui, Egli passa e chiama. Noi non siamo giusti, guai chi dovesse dire di essere giusto, si metterebbe fuori dalla salvezza. Cristo è venuto per i peccatori, non per i giusti. E poi dice la scrittura, non c'è giusto nessuno, neppure uno. L'unico giusto è Cristo Signore, il quale giustifica tutti noi. Ma dobbiamo metterci in condizione di riconoscere il nostro peccato, di accettare colui che ci giustifica per essere giustificati. E Lui passa in mezzo a noi. Guarda tutti e chiama tutti, perché ha compassione di tutti, perché tutti sono opera delle sue mani. Tutti siamo usciti dalle mani del Padre e tutti siamo stati redenti dal sangue di Cristo. Tutti noi nati in Cristo, una volta che Cristo si è incarnato. Dio non vuole perdere nessuno. Questa è la grande verità, e la compassione di tutti, nessuno è escluso dalla salvezza, a meno che qualcuno si creda giusto e crede di non avere bisogno di Lui. Ma tutti abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno di essere salvati, e Lui scende in mezzo a noi e va cercando il peccatore. Va cercando il peccato per distruggerlo, perché questa è la sua funzione, questo è il suo ministero, per questo è venuto, per distruggere il peccato e salvare il peccatore. Se qualcuno in mezzo a voi è il peccato,
Cristo è venuto per te per distruggere il tuo peccato. Se tu ti senti peccatore o peccatrice, Cristo è venuto per te perché ti vuole purificare, ti vuole salvare, perché tu appartieni a Lui. Sei suo, sei sua, e Cristo non vuole perdere nulla che è suo. Ecco perché Cristo ti viene a cercare, ti viene a purificare. Tu sei il peccatore più incallito, la donna più prostituta che esista, per te è venuto Cristo. E di preferenza cerca te, di preferenza lascia i giusti o quelli che sono salvati e viene a cercare te. O peccatore incallito, o prostituta inveterata, o tu che c'hai il peccato dentro il cuore, o tu che inganni gli altri, ma non puoi ingannare Dio, o tu che ti senti oppressa da tante tante colpe, o tu che ti senti assassino, assassina, Cristo è venuto per te questa mattina e passa accanto a te, come passò accanto al figlio di Alfeo, Matteo. Egli non te l'aspettava. Era intento al suo mestiere, a guadagnare denaro, opprimendo il prossimo, facendo il pizzo su ciascuno, e aveva impinguato le proprie tasche, come già Zaccheo, suo compare. E Cristo passa e gli dice: Matteo, seguimi. Un fulmine. Matteo comprende il suo peccato, comprende che dice il Salvatore suo. Un lampo di grazia lo avvolge, lascia tutto e segue il Maestro. Non fa così dei ragionamenti in se stesso, non fa delle valutazioni, ma segue subito il Maestro, perché comprende, perché la parola di Dio viva ed efficace è entrata in Lui e ha separato il peccato che era in Lui, per far vivere la grazia, è penetrata in fondo fino alla separazione dell'anima e dello spirito, fino alla separazione delle giunture della carne e delle ossa. Ecco l'efficacia della parola del Signore, e segue Gesù e tiene un pranzo, il pranzo da Dio. C'è il fiorfiore dei peccatori in quel grande banchetto, il fiorfiore della città, e Gesù siede in mezzo ai peccatori, e i farisei guardano con gli occhi sgranati: come mai il profeta, il rabbì di Nazareth, colui che si proclama il Messia, siede in mezzo ai peccatori? Che scandalo! Abbiamo sentito che anche tratta con le prostitute. Che scandalo! Noi giusti ci ribelliamo a questo modo di agire del figlio di Giuseppe, che si proclama il Messia. E Gesù guarda, penetra col suo sguardo i cuori di tutti e dice: non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Se voi vi credete giusti, state alla larga, rimarrete nel vostro peccato. Soltanto se riconoscete il vostro peccato, io sono per voi e sono qui per salvarvi. Sono venuto a cercare i malati, perché io sono il medico divino. Io sono venuto a salvare tutto ciò che era perduto, perché io sono il Salvatore. Imparate da me quello che è detto nelle Scritture: misericordia voglio e non giustizia. Io uso misericordia perché il Padre usa misericordia agli uomini.
Io non uso la giustizia. Sono venuto per salvare, non per perdere. Ed eccomi qui, in mezzo agli uomini, per salvarli. Fratelli e sorelle, Gesù questa mattina è qui in mezzo a noi. Gesù mangia e beve con noi. Egli è in compagnia dei pubblicani e dei peccatori. Però se Gesù è in compagnia nostra, noi in Lui diventiamo giusti, diventiamo santi, perché Egli ci comunica la sua giustizia e la sua santità. Perché per questo è venuto, per dare se stesso a noi, per mutare la nostra sorte, per farci rivivere Lui, per darci la vita. Lasciamoci conquistare da Lui, assiepiamoci attorno a Lui, nella coscienza di essere peccatori e peccatrici. Sono venuto per chiamare voi, dice il Signore, ed eccomi, sono qui per chiamarvi. Venite a me, lasciatevi purificare da me. E anzi mi dia in pane a voi, in bevanda voi, perché voi abbiate in me la vita. Queste cose ci dice il Signore. E allora, fratelli e sorelle, abbiamo un sacerdote sommo, compassionevole, che è venuto per noi. La compassione è la nota caratteristica del suo cuore. Egli ci chiama. Nessuno resti al suo posto, perché Egli chiama tutti. E chiama a incontro di preghiera di guarigione e di risanamento interiore. Vorrei avvertire due cose. La prima è questa: noi vogliamo interessarci degli ammalati e per questo facciamo le preghiere, ma vogliamo anche seguire gli ammalati, soprattutto quelli che hanno bisogno di una guarigione interiore, sia personale sia familiare. E per questo che abbiamo ancora istituito un servizio pomeridiano, venerdì e sabato, dalle ore 16 alle ore 18. Abbiamo anche approntato un locale, il consultorio, dove si prega, dove si chiede consiglio, dove ci si aiuta a crescere e dove si pratica un cammino graduale di guarigione interiore per tante persone che, venendo occasionalmente, possono trovare un beneficio, ma poi lasciando
questa guarigione non avviene mai. Noi vogliamo interessarci di quelle persone che hanno bisogno di questa guarigione interiore. Ci sarà un gruppo di persone che ascolteranno e pregheranno. Ascoltare perché? Perché la diagnosi, come dicevo ieri sera, la diagnosi soggettiva la fa il paziente con l'aiuto del medico, del fratello, mentre la diagnosi oggettiva la fa il medico con l'aiuto del paziente. Ora è più importante in questa guarigione interiore la diagnosi soggettiva fatta, diciamo, dal paziente con l'aiuto o del medico o del fratello, perché tutti conosciamo il nostro stato nella luce del Signore e perché poi tutti insieme si possa pregare l'unico medico che è Cristo Gesù, perché applica la sua medicina di luce e di amore. Questo servizio avrà inizio la prossima settimana, però si raccolgono fin da oggi così i nominativi delle persone che vogliono fare questo cammino di liberazione interiore, di guarigione interiore, di risanamento dello spirito. Dice una nostra sorella questa mattina, Adele, che può raccogliere i nominativi di quelle persone che seriamente vogliono fare un cammino di liberazione interiore. Tutto il resto resta immutato. Noi faremo i gruppetti di ascolto più che altro di discernimento, e attraverso questi gruppetti di discernimento noi vedremo quali sono quelle persone che hanno bisogno di guarigione interiore, e poi man mano noi faremo questo servizio e lo incrementeremo secondo i bisogni. Per il momento venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 18 proprio nei locali di entrata, dove ci sono due belle sale, una di aspetto e l'altra dove due gruppi di fratelli pregheranno, cioè vi ascolteranno e vi consiglieranno e anche pregheranno per voi. Questo è il primo avviso. Secondo avviso: avete visto tanti vasi qui, vasi di terracotta, che sono costati un occhio di papa, perché sono molti e sono costosi. Avete notato la piantagione di rose che abbiamo fatto in questi vasi, però mancano gli acquirenti di questi vasi. Pensavamo che ogni persona acquistasse o battezzasse questo vaso in modo da avere un fiore sempre vivo davanti al Signore. Io faccio appello anche alla vostra generosità. Qui c'è la nostra sorella Pina Inserillo, che si occupa di questo affare, potrà raccogliere le vostre adesioni e l'acquisto di un vaso dove potremo mettere il vostro nome, perché voi possiate fiorire davanti al Signore. Alleluia. E adesso disponetevi per la preghiera che facciamo, l'incontro di preghiera, mentre il coro canterà. Canto numero 317. Thank you.
Guardate, questo è fino a inserirlo, quello è interessato ai vasi. Bene. Siamo qui, davanti a te. Abbiamo celebrato il santo sacrificio della messa. Abbiamo ascoltato la tua parola. Abbiamo mangiato il tuo corpo e il tuo sangue. E adesso, come succedeva con le folle che tu avevi saziato con il pane moltiplicato, tu che avevi parlato alle folle, poi guarivi tutti gli ammalati che si avevano portati con sé. Signore, noi vogliamo ripetere il tuo gesto, vogliamo continuare questo incontro a favore degli ammalati che abbiamo portato con noi e che sono qui in mezzo a noi. Ci siamo tanti ammalati, Signore, o nell'animo o nel corpo, ed io non escluderei nessuno dal bisogno che abbiamo di incontrarci con te, o medico divino. Ed è questo il momento in cui vogliamo incontrarci con te e vogliamo pregarti, perché la medicina tua, la medicina dell'amore, scende dentro di noi, perché la tua grazia scende su di noi, e perché ancora tu, buon samaritano, possa versare su di noi il vino e l'olio, il vino per purificare le nostre piaghe e l'olio per consolare noi che siamo afflitti. Lode e gloria a te, Signore.
Vogliamo gridarti tutti, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, abbiamo bisogno di te. Siamo figli ingrati ma bisognosi del tuo amore. Siamo figli ammalati e tu sei venuto per guarire le nostre malattie. Tu hai mandato il tuo figlio, tu passi in mezzo a noi. Tu ci guardi con amore, oh Signore, e questa mattina, oh Signore, noi vogliamo rivolgerci a te. Metterci fra le tue braccia, vogliamo gridarti Abba Padre, abbiamo bisogno del tuo amore, abbiamo bisogno della tua guarigione, abbiamo bisogno del tuo perdono, abbiamo bisogno della tua consolazione, e sei solamente tu colui che ci può dare tutto questo. Per cui, o Signore, non ci fare mancare il tuo amore, non ci fare mancare la tua mano che si poggia su ognuno di noi, ma soprattutto allarga le tue braccia e abbracciaci tutti quanti, perché siamo qui per incontrarci con te, per dirti Abba Padre, ti amiamo, ti adoriamo, ma siamo qui come miseri e bisognosi. Abba Padre, lode e gloria a te, oh Signore. Ecco, una parola per tutti è questa. Ascolta quello che ti dice il Signore. Poi c'è una parola che ha fatto risonanza in parecchie persone e ha suscitato un desiderio di smettere. Il Signore ripete a queste sette persone: io ho ascoltato quello che tu dici e ti darò la grazia di smettere. Queste persone hanno detto: voglio smettere. Una ha detto: voglio smettere di praticare quella persona, voglio smettere di tenere questo imbroglio e celarlo a mio marito, voglio smettere di mettere in difficoltà quest'altra persona. Sono stesse persone che hanno proprio in questo momento nel cuore questo desiderio di smettere, hanno sentito per loro questa parola: Signore, alle difficoltà che oppongono, ce la farò, non ce la farò. Signore dice: ce la farai con la mia grazia. Smetti ogni giorno, e ogni giorno rinnova questo proposito, e io ti darò ogni giorno la mia grazia. E per sette persone qui presenti, le quali sentono questa parola per loro. C'è una persona che qua è venuta per la prima volta ed è incredula. È venuta perché è stato consigliato da altre persone e dice: è mai possibile che il Signore può farmi questo? Il Signore dice: va, alzati, confessa i tuoi peccati e sarai esaudito. E ancora, hai sentito il gallo che ha cantato come Pietro? Piangi amaramente il tuo peccato e sarai ricolmo della tenerezza del Padre. Non disperare del mio amore, tante volte hai detto,
non voglio fare più questa vita, ma io ti darò grazie oggi. Rinnovi il tuo proposito, rifugiati in me, io ti accolgo come figlia, è da tanto tempo che tu hai ribrezzo di te e non sai come fare. Io non ho ribrezzo di te, io ti abbraccio, comincia con me e persevererai con me. E per una ragazza. Confermo questa parola, Giuditta 11, versetto 1, la frase tra virgolette fino alla terza virgola. Grazie, Signore. Due cose. La prima è questa. Noi vogliamo interessarci degli ammalati e per questo facciamo le preghiere, ma vogliamo anche seguire gli ammalati, soprattutto quelli che hanno bisogno di una guarigione interiore, sia personale sia familiare. E per questo che abbiamo ancora istituito un servizio pomeridiano venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 18. Abbiamo anche approntato un locale, il consultorio, dove si prega, dove si chiede consiglio, dove ci si aiuta a crescere e dove si pratica un cammino graduale di guarigione interiore per tante persone che venendo occasionalmente possono trovare un beneficio, ma poi lasciando questa guarigione non avviene mai. Noi vogliamo interessarci di quelle persone che hanno bisogno di questa guarigione interiore. Ci sarà un gruppo di persone che ascolteranno e pregheranno. Ascoltare perché? Perché la diagnosi, come dicevo ieri sera, la diagnosi soggettiva la fa il paziente con l'aiuto del medico del fratello, mentre la diagnosi oggettiva la fa il medico con l'aiuto del paziente. Ora è più importante in questa guarigione interiore la diagnosi soggettiva fatta, diciamo, dal paziente con l'aiuto o del medico o del fratello, perché tutti conosciamo il nostro stato nella luce del Signore e perché poi tutti insieme si possa pregare l'unico medico che è Cristo Gesù, perché applica la sua medicina di luce e di amore. Questo servizio avrà inizio la prossima settimana, però si raccolgono fin da oggi così i nominativi delle persone che vogliono fare questo cammino di liberazione interiore, di guarigione interiore, di risanamento dello spirito. Diceva una nostra sorella questa mattina, Adele, che può raccogliere i nominativi di quelle persone che seriamente vogliono fare un cammino di liberazione interiore. Tutto il resto resta immutato. Noi faremo i gruppetti di ascolto, più che altro di discernimento, e attraverso questi gruppetti di discernimento noi vedremo quali sono quelle persone che hanno bisogno di guarigione interiore, e poi man mano noi faremo questo servizio e lo incrementeremo secondo i bisogni. Per il momento venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 18 proprio nei locali di entrata, dove ci sono due belle sale, una di aspetto e l'altra dove due gruppi di fratelli pregheranno, cioè vi ascolteranno e vi consiglieranno e anche pregheranno per voi. Questo è il primo avviso. Secondo avviso, avete visto tanti vasi qui, vasi di terracotta, che sono costati un occhio di papa, perché sono molti e sono costosi.
avete notato la piantagione di rose che abbiamo fatto in questi vasi, però mancano gli acquirenti di questi vasi. Pensavamo che ogni persona acquistasse o battezzasse questo vaso in modo da avere un fiore sempre vivo davanti al Signore. Io faccio appello anche alla vostra generosità, dice la nostra sorella Fine Inserillo, che si occupa di questo affare, potrà raccogliere le vostre adesioni e l'acquisto di un vaso dove potremo mettere il vostro nome perché voi possiate fiorire davanti al Signore. Alleluia. E adesso disponetevi per la preghiera che facciamo, l'incontro di preghiera, mentre il coro canterà. Canto numero 317. Guardate, questa è Fine Inserillo, quella interessata ai vasi. Bene. Abbiamo celebrato il santo sacrificio della messa. Abbiamo ascoltato la tua parola. Abbiamo mangiato il tuo corpo e il tuo sangue. E adesso, come succedeva con le folle che tu avevi saziato con il pane moltiplicato, tu che avevi parlato alle folle, poi guarivi tutti gli ammalati che essi avevano portati con sé. Signore, noi vogliamo ripetere il tuo gesto, vogliamo continuare questo incontro a favore degli ammalati che abbiamo portato con noi e che sono qui in mezzo a noi. Ci siamo tanti ammalati, Signore, o nell'animo o nel corpo, ed io non escluderei nessuno dal bisogno che abbiamo di incontrarci con te, o medico divino. Ed è questo il momento in cui vogliamo incontrarci con te e vogliamo pregarti, perché la medicina tua, la medicina dell'amore, scende dentro di noi, perché la tua grazia scende su di noi e perché ancora tu, buon samaritano, possa versare su di noi il vino e l'olio, il vino per purificare le nostre piaghe e l'olio per consolare noi che siamo afflitti. Lode e gloria a te, Signore. Ecco, una parola per tutti questa. Ascolta quello che ti dice il Signore. Poi c'è una parola che ha fatto risonanza in parecchie persone e ha suscitato un desiderio di smettere. Il Signore ripete a queste sette persone: io ho ascoltato quello che tu dici e ti darò la grazia di smettere. Queste persone hanno detto: voglio smettere. Una ha detto: voglio smettere di praticare quella persona. Voglio smettere di tenere questo imbroglio e cedarlo a mio marito. Voglio smettere di mettere in difficoltà quest'altra persona. Sono sette persone che hanno proprio in questo momento nel cuore questo desiderio di smettere. Hanno sentito per loro questa parola: Signore, alle difficoltà che oppongono, ce la farò, non ce la farò. Signore dice: ce la farai con la mia grazia. Smetti ogni giorno, e ogni giorno rinnova questo proposito, e io ti darò ogni giorno la mia grazia. E per sette persone qui presenti, le quali sentono questa parola per loro: rinnovi il tuo proposito, rifugiati in me, io ti accolgo come figlia. È da tanto tempo che tu hai ribrezzo di te e non sai come fare. Io non ho ribrezzo di te, io ti abbraccio. Comincia con me e persevererai con me. E per una ragazza confermo questa parola, Giuditta.
Giuditta 11, versetto 1, la frase tra virgolette fino alla terza virgola. Grazie, oh Signore Gesù. Giuditta 11, parola? Sta tranquillo. Sta tranquilla, o donna, il tuo cuore non abbia timore, perché io non ho mai fatto male ad alcun uomo che abbia accettato. Ah, sì, sì. Sta tranquilla, o donna, il tuo cuore non abbia timore. Grazie, Signore Gesù. Signore, ti ringraziamo perché una gamba e un piede si rattristano e il dolore cessa. Grazie, Signore Gesù. Non sono forse io il Signore, fuori di me non c'è altro Dio. Dio giusto e salvatore non c'è fuori di me. Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà, solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Amen. Grazie, Signore Gesù. E la fiducia.